Benvenuti alla terza giornata della settimana della Via Architettura. Stamattina si parla di rigenerazione urbana sostenibile e io passo subito la parola alla nostra Ho avuto l'onore di coordinare la sessione mattutina di questa settimana della bioarchitettura dedicata alla rigenerazione urbana sostenibile. E in questo seminario abbiamo potuto vedere, partendo da casi internazionali, quindi con un panorama mondiale di quella che è la rigenerazione urbana o comunque di territori che necessitano di una riqualificazione per le cambiate condizioni di vita o per le cambiate condizioni economiche, per poi calarci invece nelle realtà che abbiamo in Italia e quindi andando ad analizzare delle nostre città oppure dei singoli edifici industriali abbandonati e vedere come sia possibile attraverso una seria programmazione, pianificazione degli interventi ma anche delle economie necessarie per attuare questi interventi, come sia possibile recuperare questi siti. La giornata di oggi è stata veramente interessante qui all'AES perché abbiamo trovato sia nuove tecnologie di recupero o di nuova costruzione, per esempio con dei sistemi in legno a crosslam o piuttosto a cassero a perdere o a tenuta per quanto riguarda l'edilizia di nuova costruzione, fino a capire che l'LCA dei materiali diventa un elemento fondamentale per il progettista per riconoscere se o come, o caso per caso, come identificare un processo di ristrutturazione e rigenerazione degli edifici, perché il tema di quest'oggi era legato al fatto degli edifici NZEB. Gli NZEB sono quegli edifici che consumano pochissima energia e quella poca che devono immettere per poter avere un riscaldamento, un raffrescamento, e sono tutte energie rinnovabili. Quindi diciamo che è il processo innovativo dell'architettura che va verso tutti quei sistemi che cercano di far risparmiare le persone sia nell'acquisto di un edificio sia nella possibilità appunto di avere un comfort talmente straordinario all'interno che noi architetti cerchiamo naturalmente con le nostre facoltà diciamo culturali di cercare di dare al nostro cliente.